Buongiorno, benvenute e benvenuti al webinar Leuscher e Danna dal titolo Scrivere sulla diversità. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza, promossa dalle case editrici Leuscher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Alessandra Racca, poetessa e blogger, organizza Poetry Slam, reading poetici, e laboratori di lettura e scrittura per ragazzi. Per Leuscher ha collaborato all'antologia per il biennio Mondi Possibili e ha curato gli inserti di lettura libera dell'antologia per la scuola media Nuovi Compagni di Viaggio. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola alla docente. Eccoci, allora buongiorno a tutti e tutte. Vedo che c'è qualcuno che era presente anche la scorsa settimana, 2 settimane fa già ormai, il mio senso del tempo è finito. Vedo qualcuno da luoghi diversi, dalla Germania, dal Montenegro, era una provenienza che già mi aveva incuriosito l'altra volta. Io vi parlo da Torino. E oggi, l'altra volta ci siamo occupati di scritture brevi e quindi molto di forma. Questa volta forse ci occupiamo un pochino di più di contenuti. Quello che vi racconto è il contenuto di un laboratorio che mi è stato chiesto di progettare, di condurre per delle classi di una scuola media. Qualcuno scrive che è da Torino. Bene, buongiorno. E quest'anno, quando ancora si poteva essere presenti nelle classi, come dire, il titolo che voi avete trovato nel programma era Scrivere sulla diversità. In realtà il titolo originario era Scrivere sui muri, ho un po' utilizzato questo gioco questa frase, insomma, che evoca cose differenti, perché la richiesta che mi era stata fatta appunto era di condurre un laboratorio utilizzando la poesia sulla questione dei muri, delle migrazioni, della diversità. Perché? Questo perché mi è capitato negli ultimi 3 anni, 3 o 4 anni, di partecipare a due progetti europei promossi da enti differenti, che in maniera diversa hanno messo insieme degli artisti, di persone, insomma, che si occupano della parola poetica in particolare, in maniera un po' trasversale come io faccio, e insomma hanno costruito due progetti residenziali che prevedevano la compresenza di appunto artisti che ragionassero e producessero materiali sul tema appunto della migrazione e dei muri. Per lavorare con i ragazzi, quindi io da queste esperienze sono partita. Vi dico brevemente, un'esperienza era appunto è nata mettendo insieme 8 artisti di 4 nazionalità diverse, tutti artisti, diciamo, performativi, cioè che utilizzano la parola poetica in maniera performativa in spettacoli dal vivo, e l'esito finale è stata la creazione di uno spettacolo, tutto costituito da testi poetici su questo tema. Invece il secondo progetto era un progetto da fare con poeti, anche questa volta di 4 nazionalità diverse, e illustratori di 4 nazionalità diverse, con delle persone che in quel momento stavano vivendo una condizione di immigrazione e di richiesta di asilo. E si è conclusa questa volta invece con la creazione di un gioco da tavola. Noi abbiamo deciso di lavorare con la poesia, con la creazione di un gioco da tavola. Solo per dirvi perché. Perché insomma, mi è stato chiesto di lavorare sui muri, perché è un discorso, insomma, che ho affrontato in maniera diversa. Vi metto qua nella chat 2 link a 2 video che raccontano un po' lo sviluppo e l'esito del primo di questi progetti, giusto per farvi capire di che cosa si sta parlando. Ma entriamo nel vivo del laboratorio.
Io qui vi racconto i giochi, diciamo, di creazione e di riflessione che ho proposto ai ragazzi, vi sottopongo i testi poetici che ho utilizzato come stimolo, aggiungendo questa cosa, che all'epoca, quando insomma, è stato fatto questo laboratorio quest'autunno, ovviamente aveva da venire questa situazione di cattività, ma caspita, adesso non si apre nulla, no, credo che voi dobbiate copiare il link e poi riutilizzarlo. Magari alla fine potete copiarvelo un attimo e poi dopo potete utilizzarlo sui motori di ricerca. Stavo dicendo, certo all'epoca io non avevo pensato a questa situazione di cattività perché non sapevo che sarebbe accaduta, ma gli stimoli, insomma, sui muri che vengono da questo laboratorio forse adesso potrebbero essere ripensati per lavorare un po' con i ragazzi anche su una situazione che si sta vivendo. Allora, mi arrivano delle. Non si apre neanche copiandolo. Allora vi faccio questa proposta. Ci fermiamo 10 minuti prima e io cerco il modo di farvelo vedere. Ah, no, ecco, ho capito qual è il problema. Semplicemente ci sono due link. Il secondo HTTP è rimasto attaccato al primo. Allora, alla fine ve li riscrivo uno alla volta. Così facciamo una cosa pulita. Entrerai però nel vivo della questione. Ecco, Cristina Iasiello l'ha riproposto integro, ma alla fine ve lo rimetto. Allora, scrivere sui muri. Io da dove sono partita? Sono partita dall'esplorazione della parola. Cioè, quello che ho portato i ragazzi è stato proprio un po' l'inizio del percorso che anche noi artisti abbiamo dovuto fare nel momento in cui ci hanno detto: bene, adesso ho elaborato uno spettacolo sul tema dei muri. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi a esplorare questa parola. E così ho proposto di fare la stessa cosa ai ragazzi. Ho scritto sulla lavagna che cosa faceva venire in mente la parola muro, muri, quali altre parole richiamasse, e abbiamo agito un brainstorming. Vi ho scritto qua appunto le domande da cui siamo partiti, che cosa ci fa venire in mente, quali altre parole richiama. Intanto vedo che state autonomamente risolvendo questa annosa questione dei link, grazie mille del soccorso, adesso li trovate distinti. Abbiamo proceduto appunto con un brainstorming. Mi spiace di aver scritto queste due parole, brainstorming e clustering, ho abusato di quello che io chiamo l'inglesing, ma era per insomma, fissare due attività che abbiamo fatto. Adesso vi spiego poi che cosa intendo con brainstorming e clustering. Quello che abbiamo fatto lo vedete qui. Abbiamo scritto la lavagna, la parola muro, e i ragazzi potevano intervenire e dire che altre parole facesse loro venire in mente la parola muro, esplicitando qual era il nesso che facevano con questa parola, qual era l'associazione mentale, valeva tutto purché si potesse appunto un po' spiegare da dove venivano le immagini, da dove venivano le parole. Questo ovviamente ci è servito per anche parlare di due concetti, no? Che stanno un po' dietro questo lavoro, cioè il concetto di polisemia di una parola e anche il concetto di campo semantico di una parola, che è qualcosa che quando si va a scrivere poesia serve tantissimo, no? Perché la poesia è proprio il campo, no? Dell'utilizzo polisemantico della parola e di questo viaggio all'interno del campo semantico di una parola. Non vi ho premesso all'inizio questo, che le insegnanti erano state molto esplicite nel richiedermi che questo laboratorio servisse sì come esplorazione del tema, ma anche come in qualche modo introduzione al linguaggio della poesia. E quindi insomma l'accordo era che io introducessi anche qualche elemento. Ovviamente io lo faccio, come sempre faccio, dal punto di vi vista di uno scrittore e quindi non dal punto di vista di un insegnante. Quello che cerco di proporre ai ragazzi è, come dire, di
sono dei percorsi mentali che a me e ad altri colleghi servono per arrivare a produrre un testo. Quindi l'esplorazione di tutto quello che una parola richiama a sé è una cosa che a me serve tantissimo, da cui quasi sempre parto per costruire un testo, in maniera conscia ma anche inconscia, ovviamente. Quello che vedete qui è un esempio di quello che è venuto fuori. Dopo, che cosa ho proposto di fare? Bene, allora, ho proposto ai ragazzi di passare dal lavoro collettivo al lavoro individuale e che quindi ciascuno di loro, ed ecco qua il clustering, creasse con tutte le parole che erano emerse uno schema proprio. Quindi tenendo sempre al centro della pagina la parola muro o muri, in alcune classi l'abbiamo sviluppata al singolare, in altre classi in plurale, anche per vedere che cosa succedeva. Secondo me muri è più evocativo, ma dipende tantissimo. E appunto ho chiesto ai ragazzi di mettere in evidenza le relazioni che loro vedevano nelle parole, di risistemarle per gruppi, con le logiche che loro preferivano. Potevano raggruppare le parole per suono, per esempio, per tipologia o per significati o per immagini o semplicemente procedendo con una logica puramente soggettiva. Questo per me va insieme a questo perché nella mia esperienza queste due parole sono legate insieme. La consegna era anche quella di dare un titolo a questo schema che veniva fuori. Ovviamente si potevano utilizzare frecce, si potevano utilizzare balloon, no? Per evidenziare i gruppi di parole, si potevano fare dei disegni accanto alle parole, se questo ci serviva, si potevano evidenziare i nessi e le somiglianze fra le parole con i colori. Per esempio, io potevo utilizzare il rosso per evidenziare la somiglianza, no? Fra parole. Insomma, i ragazzi potevano fare quello che volevano. Successivamente ho chiesto loro di estrarre invece da questo schema un secondo schema, in maniera di nuovo molto libera, in cui però andassero a selezionare solo le parole che desideravano, che li avevano colpiti di più, che sentivano risuonare particolarmente, no? Perché in questo muro, appunto, di nuovo di parole che eravamo andati a creare, ognuno di loro sicuramente aveva dei loro percorsi che riconosceva più vicini al proprio sentire, più interessanti per esplorare la parola. Anche a questo secondo schema, in cui ho chiesto che selezionassero non tantissime parole, una decina, diciamo, anche a questo secondo schema ho chiesto che venisse dato un. Perché ho chiesto che venisse dato un titolo? Perché in qualche modo il titolo serve ancora più ad arrivare a una sintesi, serve a osservare quali sono i processi di associazione mentale che facciamo nel momento in cui raggruppiamo delle parole insieme. L'ultimo passaggio, che con questi ragazzi non è stato fatto, che però si può fare, è la sostituzione, la trasformazione, anzi, della singola parola con delle frasi, no? Che frase mi fa venire in mente quella parola? E l'organizzazione quindi di queste frasi, che includono parole che noi abbiamo scelte, in un testo che, essendo appunto disposto, no? Su linee, diventa forse un prototesto poetico. Anche qui l'operazione che ho richiesto è che potesse avere un titolo, perché dai titoli spesso vengono fuori delle cose molto interessanti. Dai titoli a volte capisco cosa volevo dire, mi avvicino a quello che le parole mi hanno suggerito. Tutto questo è stato proposto come un gioco, senza alcuna velleità di arrivare a scrivere un testo poetico, insomma, senza nessun peso sulla costruzione di un senso poetico, ma proprio come libera esplorazione di un tema, perché è così alla fine che fanno gli artisti, no? È il fare per fare che non sempre si può praticare, ma che spesso conduce ai risultati migliori. E questo è stato un po' l'inizio di questo lavoro.
Quindi dall'esplorazione della parola a una qualche sistemazione di tutte le immagini, le parole e quello che veniva evocato, e a una qualche sintesi, diciamo, delle parole emerse e una scelta di un nostro filone individuale nel magma delle parole che avevamo tirato fuori con i compagni. In un incontro successivo, invece, ho voluto secondaria di primo grado. C'è una domanda, mi scusi, forse mi è sfuggito a che livello scolastico si è rivolta con questo laboratorio. Secondaria di primo o secondo grado? Primo grado. Era una terza media, erano delle terze medie quello con cui ho lavorato, con esiti molto diversi a seconda delle classi e a seconda dell'attività. Ci sono state alcune classi che hanno risposto molto meglio alle attività collettive e classi che hanno risposto molto meglio alle attività individuali. Adesso vi faccio vedere insomma un po' qual è stato il percorso. Questo è stato l'inizio. Ok, allora, seconda, diciamo, momento di attività, i muri secondo i poeti. Allora, io ho fatto una selezione di testi poetici. Pescando in maniera veramente molto libera da autori più conosciuti, autori meno conosciuti, da autori italiani, autori stranieri, tenendomi più vicina al tema della differenza, a temi più sociali, diciamo, ma anche andando verso temi più personali, perché comunque nell'esplorazione della parola muro erano emersi anche i nostri muri personali, e i muri che noi utilizziamo, insomma, no? Per difenderci, perché le cose ci fanno paura, via dicendo. Ho proposto ai ragazzi una sorta di menù tematico. Che cosa vuol dire? Ho detto: volete una poesia su che parla della differenza fra dei muri che ci sono fra adulti e ragazzi, o volete una poesia che parla dei muri dei paesi? Insomma, gli ho offerto una serie di possibilità. E così, a seconda dei loro interessi, io andavo a leggere il testo che avevo associato a quel tema che aveva suscitato la loro attenzione. Le poesie io le ho proposte come pura lettura, una lettura chiaramente espressiva. Non ho spiegato più di tanto, ho fatto molte più domande, ho fatto in modo che le poesie potessero comunicare da sé, senza versioni in prosa, senza analisi. Questo non perché io pensi che gli strumenti di analisi e gli strumenti di conoscenza della tecnica della versificazione non siano utili da conoscere, anzi. Ma perché il mio ruolo nel momento in cui vado in classe differente da quello dell'insegnante è perché credo che sia importante anche riservare anche a scuola un momento di come dire, puro ascolto del testo, in cui ognuno acchiappa quello che riesce e in cui ognuno prova piacere o dispiacere a seconda degli strumenti della sensibilità. Potremmo avere dei riferimenti bibliografici rispetto ai testi poetici usati in attività? Ci arriviamo subito, immediatamente. L'unica richiesta che io ho fatto ai ragazzi era rispetto all'attenzione, cioè che ciascuno di loro si appuntasse i versi che, di ciascuna poesia che sentiva più forti, che li colpivano. Di più, che si ricordavano di più, no? Perché questo è quello che ci capita ascoltando un testo poetico. Un testo poetico è profondamente complesso e quindi capita che anche noi adulti, alla prima lettura, ma anche alla seconda, alla terza lettura, non entriamo, no? Pienamente nel significato, ma che ci parlino magari solamente dei pezzi, che alcuni pezzi, anche nel momento in cui ci è arrivato il significato, ci parlino più di altri. E che alcuni pezzi ci parlino di più attraverso il suono. Quindi questa è la richiesta che ho fatto ai ragazzi. Semplicemente segnatevi per come ve lo ricordate, che cosa, vi ha colpito. Questo
Questo cosa ci ha colpito di più è stato condiviso dopo, senza nessun giudizio, cioè semplicemente per capire in che modo, no, il testo poetico aveva lavorato a seconda delle differenti persone. Ed ecco che arriviamo al menù poetico. Non ci sono tutte le poesie che ho utilizzato, ce n'è una buona selezione. Allora, queste sono due poesie che io ho proposto come muro inteso come il nostro corpo, quindi muro che è un limite ed è una possibilità. Sono due poesie che ho scritto io. Il primo testo è inedito e fa parte di un ciclo di poesie che sto scrivendo sul corpo, sulle parti del corpo, sul corpo nella sua interezza, pensate proprio per ragazzi. La seconda invece è una poesia che è tratta da un libro progettato, insomma, più per adulti, che è questo qua, con segni di volo per bipedi pesanti, e sono due poesie che parlano del corpo. Ho proposto delle poesie mie non tanto per narcisismo, ma perché penso che sia molto importante che spendersi in prima persona, no? Nel momento in cui si vanno a proporre dei testi ai ragazzi e delle tematiche. Allora, quello di cui ho parlato con questi testi, attraverso questi testi, e che ho proposto ai ragazzi è stata la mia difficoltà a volte a vivere il corpo. Voi non mi vedete, io qua sono seduta, ma sono una donna molto piccina, sono alta 1,53, e da ragazzina questo mi ha causato ovviamente delle sofferenze, no? È stato uno dei primi limiti fisici con cui ho avuto a che fare. E quindi ho raccontato loro di come ho imparato a utilizzare la mia bassa statura con ironia, facendone un mio metro di distinzione, no? In mezzo agli altri, di come la poesia e la possibilità di dire questa difficoltà mi abbia aiutata a superare questo muro. Ve le leggo velocemente, la prima si intitola Certe volte e dice: a volte fa paura, a volte fa vergogna, a volte fa fatica, a volte fa cattivo odore, a volte ha forma che non mi piace, a volte è limite, a volte non mi somiglia, a volte lo sgrido, a volte fa dolore, a volte è incomprensibile, a volte non so se sono io, il corpo mio. Invece la seconda poesia si intitola Perché ogni volta che guardo una fotografia mi stupisco di essere bassa, e questo insomma è il testo su cui ho raccontato ai ragazzi questa mia difficoltà, mia, no? Da ragazza, e dice: lo spazio che occupo davvero non è molto, se raffrontato a quanto mi penso, a quante volte percorre il pensiero il dentro il fuori, la proiezione della mia persona dal passato al futuro, i molti presenti in cui mi colloco pensando. In confronto è poca cosa, il chilometraggio reale del mio corpo, il suo ingombro, la somma delle passeggiate mattutine, pedalare tutta la città, trasportarmi altrove, occupare letti d'alberghi, spiagge, altre stanze. La mia mente tocca più superfici, bacia più corpi, è in più altrove, quasi divina, trascende il 1,53 m, mi fa alta, onnipresente, presuntuosa. E quindi queste sono state due delle poesie che abbiamo utilizzato. Poi, questa che vi propongo, gliel'ho proposta appunto, era una poesia che parla del muro che c'è fra professori e allievi. È una poesia scritta da una poetessa che vive negli Stati Uniti, ma è di origine iraniana. In Italia è stata pubblicata, alcune sue poesie sono state pubblicate in questo libro qua, che si intitola Email da Sherazad. Lei si chiama Moja Kaf. E io trovo questo un libro molto bello perché parla della condizione di una persona appunto immigrata negli Stati Uniti che vive lì da perfetta americana in un momento in cui però, ahimè, il terrorismo la faceva da padrone, insomma, riempiva le cronache dei giornali. E quindi lei parla moltissimo di questo suo essere musulmana negli Stati Uniti in un periodo particolare della storia.
Questa poesia si intitola Trovando poesie per i miei studenti. Se allargate un pochino queste slide quando le avrete, insomma, si legge meglio di quanto si legga qui. Vi faccio una domanda così capiamo come procedere. Volete che le leggiamo queste poesie tutte? Ce ne sono un pochine, credo siano 7-8. O preferite che io semplicemente vi spieghi da dove sono prese, perché le ho scelte e poi ve le leggete in autonomia? La spiegazione. Ok, perfetto. Allora, i nomi, dunque, le indicazioni, ok, la metodologia, perfetto. I nomi, le indicazioni bibliografiche le trovate accanto al testo. Adesso qua non si legge benissimo, ma quando poi potete scaricare le slide, trovate tutta la bibliografia. Ok, allora questa io l'ho scelta perché è una poesia stupenda, secondo me, che racconta delle difficoltà di un insegnante nello scontrarsi che ama le poesie, che cerca di proporle ai suoi allievi, e che però si scontra con il fatto che a volte i suoi allievi non amano, no, le poesie e non capiscono per quale motivo lei in questo momento proponga loro di leggere poesie. E quindi, insomma, mi sembrava interessante per proporre ai ragazzi un punto di vista che non fosse il loro e che in quel momento era il mio, che andavo lì a proporre loro delle poesie con tutta, come dire, la preoccupazione del caso, no? Di non interessarli. Sul muro fra ragazzi e adulti ho anche scelto un'altra poesia. Questa è tratta da un libro scritto espressamente per ragazzi, appunto, la fascia d'età è un po' quella delle scuole medie inferiori. Lei è una poeta italiana, contemporanea, Silvia Vecchini, che scrive molto, soprattutto prevalentemente poesia per ragazzi. Il libro si intitola Acerbo sarai tu ed è edito da Topi Pittori. È un libro che è anche molto bello perché il testo dialoga con queste illustrazioni di Francesco Chiacchio, che ha scelto un tratto estremamente espressionista, ed è proprio un libro che raccoglie tutta una serie di impressioni, emozioni, difficoltà di un ragazzo che sta crescendo. E questa poesia qua, molto breve, se non te lo dico io, se non ti invito al centro dell'esplosione, stai fuori dalla mia testa, non domandare, non farla un'intrusione, no? È di nuovo un modo di raccontare il fastidio che a volte hanno i ragazzi nel sentirsi domandare, no? Come stai, cosa pensi? E in effetti è stato interessante, no? Notare come i ragazzi si siano effettivamente identificati in questa poesia e mi abbiano poi chiesto di leggere altre poesie che erano contenute in questo libro. Diciamo che ho un po' usato le poesie che avevo scelto come amo per stanare le loro curiosità. Vado avanti. Ovviamente noterete che queste poesie hanno una difficoltà, dice, grazia particolarmente attuale in questo periodo in cui ci vediamo solo in didattica a distanza. Sì, cioè devo dire che in questi giorni io ho un bimbo di 3 mesi a casa e quindi mi è veramente difficile ragionare e mettermi lì a sintetizzare, ma avrei. Su questo tema dei muri ci sarebbe da ripensare questa attività, perché veramente adesso è un tema che può essere declinato in tanti modi, molto, molto utile. Vado avanti, così vi racconto ancora qualche testo. Ho scelto poi quest'altro testo, che è un altro testo anche abbastanza recente, come Acerbo sarai tu, di un'altra poeta che scrive tantissimo
per l'infanzia, soprattutto per l'infanzia, che era Carminati, si intitola Viaggia verso, poesie nelle tasche dei jeans, anche questo delle illustrazioni di Pia Valentinis, di stampo completamente differente, molto più simile all'operazione, non so se la conoscete, che ha fatto Rupi Kaur, che è questa poetessa molto giovane americana. Io non l'amo particolarmente, però è diventata, ha fatto un po' esplodere la moda degli Insta poets, e i ragazzi spesso la conoscono. E Poesie nelle tasche dei jeans è pensato di nuovo per questa fascia di età. È tratta di temi appunto legati all'adolescenza. C'è di tutto, dall'amore ai litigi fra amici. Io ho scelto questa poesia che parla della poesia, no? Quindi è il punto di vista di un ragazzo che dice perché odia la poesia. E quindi gliel'ho presentata come la poesia a volte è un muro. Dunque, ci sono problemi di audio, quindi io vado avanti, a meno che Erika non mi dica di aggiustare qualcosa. Va bene, odio la poesia perché è un insieme di rimescene, la odio quando spreme il succo alle stagioni, il sangue agli ideali, i nomi alle emozioni e via dicendo. Quindi tutte le ragioni per cui la poesia è un muro, dette in libertà, perché secondo me è anche utile far dire ai ragazzi perché a loro la poesia non piace e anche di questo abbiamo dibattuto. Ho riscelto un altro testo da Imelda Scheherazade di Moja Kaff, perché volevo parlare dei muri che sono dati dai pregiudizi e dalle apparenze. Questo è il punto di vista di una donna che si sente guardata come una terrorista perché porta un velo e conclude con insomma, dei versi molto forti che hanno colpito tantissimo i ragazzi, infatti, e dice: sì, porto esplosivi, si chiamano parole, e se non la smette con le sue supposizioni, la faranno saltare in aria. E questi versi sono stati quelli più riportati dai ragazzi, no? Perché questa dimensione è anche un po' di invettiva della poesia che piace molto, no? La possibilità di esprimere disagi, arrabbiature con la poesia. E insomma, i ragazzi l'hanno poi utilizzata questa possibilità. Sempre sul tema dei muri, delle apparenze e dei pregiudizi, ho utilizzato invece la poesia di un giovane poeta, è stato, alcuni suoi testi sono stati editi in questa raccolta che si intitola Angolo Nullo, che è stata pubblicata da una casa editrice torinese, Mirage Edizioni. Lui si chiama Jaime André de Castro. Le poesie del libro hanno degli esiti più o meno felici, però io questa la trovo molto carina, è una poesia esprime il suo punto di vista di italiano, che però ha un nome straniero e quindi si sente fatta in continuazione la domanda da dove vieni? E lui, insomma, con questa poesia risponde a questa domanda. Lui fa parte di questo movimento del Poetry Slam, del quale faccio parte anche io, che è un movimento, insomma, diciamo così, poetico e ludico. Poetry Slam sono delle battaglie tra poeti dal vivo, in cui la poesia viene. Che movimento è? Sì, allora il Poetry Slam, poetry come poesia, slam come la porta che viene sbattuta, slam. Il Poetry Slam è un format, diciamo una pratica che viene dagli Stati Uniti, nasce negli Stati Uniti negli anni Ottanta, e poi si diffonde. È veramente semplice come format. L'idea è quella che un certo numero di poeti, diciamo sei di solito, si scontrino e quindi dicano i loro testi al pubblico. Non, le regole sono molto semplici, i testi possono durare al massimo 3 minuti, devono essere scritti dalla persona che li agisce sul palco, quindi i testi hanno una dimensione fortemente performativa, diciamo, no? Perché appunto devono arrivare al primo ascolto.
E Paola Cappiello ci scrive Poetry Slam, esatto. Non si possono usare strumenti, non si possono usare musiche per accompagnarsi, solo corpo e voce. E il giudice di questa gara tra poeti è il pubblico. Quindi si votano con dei numeri queste performance. L'idea è che, come dire, la poesia venga un po' riportata in una dimensione estremamente popolare. Tra Dante e Forese, no, ecco, non ci si scontra con testi di autori, di altri autori, sono le persone che partecipano al Poetry Slam che partecipano con testi propri, con esiti più o meno alti. Insomma, è una dimensione ludica. Sì, ho capito che era un che era un riferimento, capito. Insomma, ho scelto questa poesia perché ha anche una dimensione. Lui è giovane e insomma, i ragazzi possono trovare le cose sue sul web e insomma, e può essere una cosa interessante. Catalano le sembra una scelta un po' eccessiva per una classe seconda o terza media. Ma allora, Guido fa un'operazione molto chiara, comica e popolare. Molto intelligente in alcuni testi, più commerciale in altri. Non mi sembra eccessiva. Nel senso che io penso che l'arte e insomma, la letteratura, l'espressione vadano presentate per quello che sono, come delle proposte in cui ci si può orientare. Quindi, perché no? Anche Catalano va benissimo, secondo me. Certe cose di Guido sono molto godibili e interessanti e intelligenti. Poi si presentano altre cose, insomma, io penso che appunto poesia sia tante cose, non sia una cosa sola. I poeti sono da sempre in lotta fra di loro, perché ciascuno pensa che la propria poetica sia una necessità di vita, no? Sia anche giusto esprimere quella poesia. Però nel momento in cui si parla di poesia ai ragazzi, io penso che sia giusto proporre un tutto. E infatti, passiamo, se mediati, poi i testi possono essere proposti. Infatti, io penso che il grosso del proporre poesia sia nel modo in cui lo si fa, no? Sia anche la vostra passione nel farlo, le vostre motivazioni nell'amare o nel non amare un testo, l'autore o la sua poetica. Come vedete, io qua ho mescolato testi di autori che scrivono per ragazzi, per esempio, perché comunque in Italia abbiamo dei bravi autori per ragazzi, e testi invece che no. Vado avanti. Questa è un'altra poesia di Chiara Carminati, sempre dal medesimo libro, che parla dei muri fra l'età. È una descrizione dell'età di mezzo, no? Dei ragazzi delle medie che non sono più bambini, ma non sono ancora dei ragazzi. E quindi insomma parla un po' di questa divisione. Muri fra le persone, non essere capiti. Ho preso questa poesia brevissima di Giorgio Caproni, Sassate, che Giorgio Caproni che si è misurato molto, soprattutto alla fine della sua vita, con la misura breve, come questa io amo molto. E questa piccola quartina parla della difficoltà di essere compresi, accolti quando si parla dagli altri, e anche questa ha colpito molto i ragazzi. Ho provato a parlare, forse ignoro la lingua, tutte frasi sbagliate, le risposte sassate. Paesi, muri e confini, ho di nuovo proposto un testo mio, questo è un testo ironico che parla della necessità che, ahimè, alcuni paesi sentono di nuovo di innalzare dei muri, ed è una poesia che ironizza moltissimo su questo meccanismo di chi siamo noi, chi sono gli altri, e lo porta questo tema, come dire, nel campo del nonsense quasi, dell'assurdo.
E basta, insomma, per adesso vi ho messo queste. Quindi, cosa abbiamo fatto? Ci siamo dedicati a una giornata di letture di poesie, appunto, a partire dal menù. Il menù io l'ho costruito così, ma voi potete costruirlo come vi pare, potete anche utilizzare testi che, come dire, poi magari studierete in maniera un po' più tecnica, un po' più approfondita. Nello svolgimento del vostro programma, cioè il menu uno lo costruisce come vuole, a seconda dei temi che vuole tirare fuori, delle associazioni mentali che vengono alla persona che lo propone. Quello che poi ho chiesto ai ragazzi è stato di fare qualcosa di analogo, cioè di andare a cercare nella loro vita pezzi di canzoni, poesie, frasi, immagini, che ricollegavano alla parola muro, nelle varie accezioni che avevamo esplorato in precedenza. Quindi, proprio come fanno gli scrittori, no? Nel momento in cui si scrive su un tema, spesso si ha un taccuino, un quadernaccio, nel mio caso, in cui si vanno a mettere, no, tutte le osservazioni che ci vengono in mente, e siccome nella testa in quel momento c'è quel tema, sembra un po' che la realtà inizi a parlarci sempre di quello, no? E quindi ho proposto ai ragazzi di fare questa esperienza. E la volta successiva abbiamo un po' visto che cosa loro si erano appuntati. Alcuni non si sono appuntati nulla, alcuni invece ci hanno dato dentro. E la cosa che ho notato è che questo, insomma, me l'hanno detto gli insegnanti, che questo lavoro è un po' servito sul lungo, nel senso che poi certe cose che i ragazzi hanno immagazzinato le hanno rilasciate nel tempo. Questo mi è sembrato interessante, almeno dal mio punto di vista, che mi domando sempre se quello che faccio serve. Quindi, esplorato che cosa i poeti hanno scritto sui muri, alcuni poeti hanno scritto sui muri, ho proposto ai ragazzi di scrivere sui propri muri. Ho portato due testi che ho scritto appositamente per questo laboratorio sul tema dei muri. Da un lato si sono trovati una poesia sui muri. Che mi servono per proteggermi dall'esterno, dalle cose che mi fanno soffrire, dalle cose che mi danno fastidio. All'altra parte ho scritto un testo che parla dei muri che invece mi servono per accogliere, no? Cioè, che cosa io faccio stare all'interno dei muri. Sono due testi molto semplici, costruiti con metafore. Cioè, ho cercato di fare in modo che fosse molto semplice e comprensibile il meccanismo di trasformazione di un'idea in una metafora, in un'immagine, e che questa poesia potesse avere uno schema riutilizzabile come modello, perché penso che scrivere per imitazione sia una cosa abbastanza utile, perché a volte per invitare i ragazzi a scrivere è utile dare una piccola griglia che li possa sostenere, soprattutto chi ha più difficoltà. E quindi, insomma, la formula è sempre stata questa: il mio muro è allegro, non si vede quando fuori piove, il muro è silenzioso, il mio muro è eccetera, eccetera. Da questi due testi che abbiamo letto insieme, io ho provato a spiegare come li ho costruiti, quindi appunto trasformando delle cose che amo e che odio alla fine in immagini, in muri. E ho chiesto loro di lavorare nello stesso modo. Quindi ciascuno di loro ha preso una pagina, l'ha divisa in due, e ha fatto due elenchi. Ha scritto da una parte tre muri che usa per difendersi o per tenere fuori ciò che non vuole accogliere, tenere dentro. E tre muri, diciamo, buoni, no? Che accolgono le cose che si desiderano far stare dentro. Dopodiché siamo passati ai versi, cioè ho chiesto loro un po' di scimmiottare la poesia che io avevo costruito, cioè, o meglio, di utilizzare questo schema, ecco, e quindi di scegliere fra i due elenchi, quello delle cose, diciamo, negative, quello, diciamo, delle cose positive, quello che gli interessava di più, cui gli interessava di più scrivere,
e di provare a comporre una poesia, dando loro dei limiti per aiutarli. Quindi ho chiesto loro che ogni strofa, magari composta al massimo da 2 o 3 versi, iniziasse con "il mio muro è", come ho fatto io, e che a questo "il mio muro è" seguisse una descrizione di questi muri con un'immagine, no? Nella trasformazione di animo, di una cosa con un'immagine, no? E infine di trovare a questi 3 muri, a queste 3 strofe, un finale che desse un sapore a questa poesia. E sono venuti fuori dei lavori interessanti. E quindi in questo incontro ci siamo un pochino dedicati ai loro muri, no? Ai loro muri personali, a quelli che loro utilizzano per difendersi. Infine siamo arrivati alla costruzione di una poesia collettiva. Il testo che trovate qua è di questo poeta Luis Calafarte. Io l'ho incontrata in un libro che ho trovato molto carino ed è molto adatto a questa fascia di età, 10 lezioni sulla poesia, l'amore e la vita, di Bernard Fréaux, che è un poeta francese, che però scrive molto in italiano, ed è un bravo poeta anche per i ragazzi, ragazzi. Poesia, per esempio, questo qua che non vi ho messo nella bibliografia, perché è uscito da poco, "Un anno di poesia", e sono, come dire, 365 proposte di scrittura in versi, ed è bellissimo. È veramente bello. Ecco. La casa editrice è Lapis Edizioni. Ve lo scrivo qua, così: "Un anno di poesia, Bernard Fréaux, Lapis". Ecco qua. Allora, questa poesia è molto semplice. Ve la leggo velocemente: "Una pietra gialla, una pietra grigia, una pietra bianca, una pietra rigata", va avanti per elencazione. E conclude così: "Una pietra irregolare, una pietra arrugginita, una pietra magra, una pietra triste. Così ogni giorno faccia al muro". Allora, ci siamo un po' interrogati con i ragazzi su che cosa questa poesia suggerisse loro, che immagini suggeriva loro, che situazione suggeriva loro. Beh, ha una sua dimensione un po' ermetica. E poi l'abbiamo usata come modello per scrivere una poesia collettiva. Quindi ho chiesto loro di pensare, questa volta non tanto al mondo interno, ma al mondo esterno, a un qualcosa che crea muri, a una pietra che fa parte dei muri che noi rileviamo attorno a noi, e di esprimere questa pietra, di accompagnare questa pietra con un aggettivo. Vi faccio vedere che cosa è venuto fuori, che è molto più semplice da comprendere. Ecco qua. Ho costruito un muro di pietre e i ragazzi hanno detto, per esempio, "una pietra falsa, una pietra estinta, una pietra che non respira, una pietra indifferente, una pietra sporca, una pietra asciutta", eccetera, eccetera. Alla fine ciascuno di loro lanciava la propria pietra. Io la scrivevo e abbiamo letto questa poesia tutti quanti insieme, ognuno leggeva il suo verso e abbiamo provato a trovare un finale. Quindi abbiamo parlato innanzitutto, no, di che cosa è un finale, che cosa deve fare un finale, no? Quindi chiudere, dare significato, essere memorabile. Ci hanno riflettuto un po', ciascuno di loro ha fatto una proposta di finale, l'ha scritta, e poi le abbiamo lette e le abbiamo scelte, in base a motivando perché ci convinceva questo finale. E quindi la classe ha avuto la sua poesia fatta di pietre con un finale scelto insieme. Dunque, nell'oggi, in previsione dei muri che design da semplici lavoratori e operatori stanno ideando per permetterci un inserimento nella società, al mare, al ristorante, è davvero interessante pensare che una costruzione trasparente possa contenere messaggi di poesia. Grazie per questi segni, grazie a voi. E io direi che siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Ultimissima attività che io ho lasciato, diciamo, in consegna alle insegnanti perché potessero andare avanti. Ho proposto loro una famosissima poesia di Éluard sulla libertà,
che è anche una storia molto bella, perché questa poesia è stata scritta durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata lanciata dagli aerei degli inglesi sulla Francia occupata dai nazisti. È una poesia che parla della libertà, ha una struttura molto semplice. Io l'ho mostrata a partire da questo libro che è bellissimo, edito da Gallucci. Qui c'è la poesia di Éluard, che viene, anzi, fammela vedere, svolta in questo libro a fisarmonica. Qui sotto c'è il testo e man mano che si va avanti si scorre e si va a creare un'immagine. Adesso non riesco a farvi vedere la bellezza di questa cosa. Questo testo peraltro racconta anche la storia della poesia, che è utilizzata come è nata. E come dire, l'ho lasciata agli insegnanti perché potessero lavorare sul superamento di noi, no? Una delle parole che è venuta fuori come contrario del muro, cioè la libertà. Allora, l'attività che ho proposto è questa: di utilizzare il metodo di ispirarsi a Émilie Sgro, e qualcuno parla di caviardage insomma, per questo tipo di gioco di scrittura creativa. Questo libro è in bibliografia? Sì. C'è? In quale città è stata lanciata? Non lo so, ammetto che non lo so. Non lo so. No, non ho letto la città, ma non credo che, insomma, non ho letto nella storia di questa poesia. Era nella parte della Francia occupata dai nazisti. Elina Armanetti è una mia idea, il caviardage. Sì, si trovano tante cose, tante esperienze di caviardage. Comunque, l'idea è questa: di partire da un testo. Ah no, scusate, no. Elina parla di questa questione del muro trasparente. Sì, è interessante, molto, molto interessante. Arrivo solo alla fine, poi magari ci lasciamo veramente 5 minuti per dialogare. Quindi, l'idea è di. Questo è un lavoro di Émilie Sgro, vedete che cava fuori da un testo poetico, diciamo. Questi sono degli esempi di caviardage che ho preso da internet, quindi c'è anche un'elaborazione grafica se uno vuole avventurarsi. Però l'idea è quella di utilizzare appunto un testo. Io ho lasciato loro le definizioni di libertà del dizionario Treccani online, che è molto complessa, no? È molto interessante anche da leggere. E ho lasciato che i ragazzi, cioè l'idea, insomma, che ho lasciato all'insegnante è che i ragazzi si avventurassero dentro questa definizione e che cavassero da questa definizione le parole che a loro servivano per raccontare la libertà dal loro punto di vista. Poteva essere la libertà intesa in mille modi diversi, no? Di nuovo la parola, insomma, era da esplorare come avevamo fatto con la parola muri. Però, insomma, l'idea era che si liberassero, no? Da questo muro di parole, che pure è molto interessante, che intanto loro dovevano leggere. Le loro parole. Ecco, questo è quanto. Leggo. Questo interessante lavoro mi ha suggerito un pensiero. Per il biennio del liceo dove io insegno potrebbe essere un bello spunto per un lavoro per i futuri progetti scolastici extracurricolari PON, nei momenti al di fuori dell'attività scolastica tradizionale. Sì, io a volte ho lavorato per dei progetti PON sulla poesia, e chiaramente, come dire, fatto in classe ha una valenza, fatto fuori dalla classe, per esempio nel progetto in cui ho collaborato, si era creato un gruppo di 25 bambini di classi diverse e avevamo lavorato sulla scrittura, e quindi erano tutti bambini che si erano detti interessati alla scrittura.
lettura, poi ovviamente in classe c'è anche chi non è interessato alla lettura. Fatto da una poeta è diverso che fatto da una prof. È diverso, sì, secondo me sì, però io ho ragionato molto, no, sull'intervento di noi cosiddetti esperti a scuola. Io penso che sia utile che ci siano i due punti di vista. Io porto il mio, ovviamente, e poi si dialoga col punto di vista del professore, è molto arricchente, si portano ai ragazzi punti di vista diversi. Dove ha preso la definizione di... da internet, dal dizionario Treccani online. L'ho proprio presa perché è un buon dizionario, però mi consentiva di non dover copiare tutto il testo. Chi lavora col caviar d'Ajaccio sostiene che sia molto utile lavorare a partire da pagine di libri, anche dizionari. Che vengono, le pagine vengono proprio strappate e i ragazzi possono scriverci sopra. Con qualche piccolo adattamento, un'attività eccezionale da proporre ai detenuti. Sì, diciamo che il tema è, cioè il tema dei muri è ricchissimo. Volevo chiedere quante ore hai impiegato per questo laboratorio specifico. Inoltre, saprei, i ragazzi delle medie possono essere maturi per comporre poesie senza fornire troppe regole da seguire? Allora, questo laboratorio è stato fatto con 3 incontri. Da 2 ore. Poi gli insegnanti hanno ancora lavorato e hanno poi fatto una giornata finale. Io non ho partecipato perché ero molto incinta e quindi insomma ho dovuto abbandonare il laboratorio. I ragazzi delle medie possono essere maturi per comporre poesie senza fornire troppe regole da seguire. Sì, secondo me allora, parlare dei ragazzi in generale, lo sapete meglio di me, è un'assurdità, no? Ci sono competenze veramente diversissime in una classe, ci sono abilità, ci sono passioni diverse in una classe. Io penso che sia utile dare entrambe le cose, cioè da un lato la possibilità di comporre con una forma e dall'altra parte farli sperimentare strutture più libere, perché in realtà è anche molto soggettivo, cioè c'è chi... scrive meglio avendo una griglia, c'è cioè chi scrive meglio trovandosi liberi. E dando la possibilità ai ragazzi di sperimentare tutte e due le cose, secondo me gli si dà qualche strumento in più. Che i poeti dialoghino con i ragazzi è importante perché li avvicina al testo poetico, anche secondo me. Si chiama caviardage, scusi, tanto non ho capito il termine. Sì, caviardage è questa tecnica, in realtà il sgro. E non la chiamava caviardage, voglio dire. C'è però un libro di cui non ricordo l'autrice che suggerisce vari passaggi per arrivare a costruire il caviardage, a esperire il caviardage secondo la sua idea, insomma, di caviardage. Basta, credo che siamo Io Grazie. vi ringrazio tutti per Grazie a lei, siamo noi che la ringraziamo.